Siamo quindi giunti alla fase finale di questo percorso intenso, faticoso, impegnativo, che ha accompagnato queste persone che voi vedete davanti a ricoprire un incarico molto importante all'interno della Contrada del Fuoco. Una contrada che è andata alle elezioni dopo circa un anno dalla precedente elezione, ricordiamo il dicembre 2012. E adesso ci troviamo con un nuovo direttivo e speriamo, io vi auguro, che questo direttivo duri fino al 2018, perché il consiglio direttivo di una contrada dura 4 anni. Ve lo auguro perché le emozioni di una contrada devono essere vissute per bene. Voi avete già vissuto come contradaioli, ma adesso in questo ruolo avrete una missione diversa, sarà quella di dirottare, dirigere la contrada verso un certo percorso, verso in un certo sentiero. E sarà diverso, perché oltre alla passione ci dovete mettere tanta testa e tanto cuore. Vi chiedo stabilità, perché chi è venuto a votare, quelle 105 persone, 115 persone che sono venute a votare, sono venute a votare chiedendomi espressamente stabilità, cioè che questa contrada abbia un consiglio direttivo stabile, che duri per 4 anni e che consideri le dimissioni come l'estrema condizione, l'estrema ratio, sì. Da utilizzare perché proprio impossibilitati a ricoprire quel ruolo per motivi personali. Qualsiasi tipo di, diciamo, di comprensione, di dialogo di risolverla parlandovi, perché tra adulti funziona così, e vi auguro quindi di dare gioie, vittorie a questa contrada che nei libri di storia risulterà la prima ad aver vinto il Palio, quindi il primo campione d'oro di Mola, quindi ha vinto il Palio del 2011, quindi è una contrada che può dire tanto, ha da dire tanto, e l'ha dimostrato anche col numero di votanti che sono venuti a votare domenica scorsa. Stasera procederemo con particolarità. Io ringrazio innanzitutto i rappresentanti delle altre contrade che sono qui presenti e che vogliono omaggiare gli attuali dirigenti della Contrada del Fuoco. Stasera il tutto andrà così, sarà molto semplice. Io tra poco chiamerò tutti i consiglieri. Prima tutti i consiglieri, l'ordine in cui li chiamerò rispecchia il numero di voti che hanno ricevuto. Questa sera purtroppo manca Antonella Brunetti, che è il capo consigliere, poiché ha ricevuto più voti rispetto agli altri, per motivi di lavoro, per cui noi la salutiamo anche perché speriamo veda il video che grazie a moladibaretv.it andrà online su Facebook e su YouTube. Poi chiamerò tutti gli altri consiglieri e poi chiamerò il capitano Nicola Acquaviva, che a sua volta riceverà la fascia, resterà giuramento e poi di volta in volta vi annuncerà, se qualcuno di voi non l'ha già letto, i nomi delle singole persone che hanno comunque poi, che vi ha nominato a ricoprire determinati incarichi importantissimi nella contrada. Prima di procedere però alle cerimonie di giuramento passo la parola al rappresentante dell'amministrazione comunale e l'assessore Michele Palazzo. Grazie, grazie al capitano del Palio e grazie a voi. Io mi sento onorato questa sera ad essere presente qui e a rappresentare l'amministrazione comunale. La mia presenza qui è perché l'amministrazione innanzitutto dimostra la vicinanza al Palio e quanto ritiene importante l'amministrazione il Palio stesso. Quando c'è un nuovo direttivo che si insedia, un nuovo capitano di contrada che deve assumere la qualifica di capitano di contrada, credo che l'amministrazione debba essere presente e onorarlo, perché quello che voi state facendo oggi è un punto di partenza, è un punto molto difficile. Adesso avete vissuto forse la contrada solo come contradaioli,
Adesso voi siete i rappresentanti della contrada e quando nel nostro paese qualcuno si impegna per, in maniera volontaria per fare qualcosa di positivo, per dare un contributo al nostro paese, molto spesso accade che non dico che non gli si riconosca, non gli si dica grazie, ma molto spesso tutte le cose positive che si andranno a fare saranno viste con un occhio meno attento rispetto a quelli che saranno gli eventuali errori. Ognuno commette l'errore anche in buona fede, anche perché ha molto entusiasmo, molta passione per raggiungere l'obiettivo. Questo molto spesso potrebbe farvi commettere l'errore e questa è una cosa che dovete sapere. Per superare queste problematiche innanzitutto dovete avere la necessità di essere molto vicini. Io Nicola Acquaviva l'ho sempre visto molto impegnato nelle manifestazioni da 3 anni a questa parte con la contrada del fuoco. Quindi io mi auguro che tutti quanti voi possiate stringervi a lui e non farlo mai sentire solo, perché molto spesso chi si impegna in prima persona, chi ci mette la faccia, molto spesso può accadere che si senta solo. Voi dovete evitare questo. Io vi conosco tutti, anche nel bene e nel male, quindi l'augurio che vi faccio è quello di cominciare, ogni volta che si riparte, secondo me è positivo, si riparte con un entusiasmo, con una passione nuova, con una voglia di non sbagliare, di fare cose migliori rispetto a chi ci ha preceduto. Quindi rispettando anche chi ci ha preceduto, vi ha preceduto, io vi auguro di portare a segno quelli che sono i vostri obiettivi e vi ringrazio anticipatamente per tutti i sacrifici che farete. Voi farete dei sacrifici e molto spesso nessuno vi ringrazierà, anzi per quello che farete molto spesso sarete anche diciamo additati, ecco. Quindi con questa consapevolezza iniziate il vostro percorso, perché poi alla lunga la buona fede, l'onestà, la voglia, la passione, gli ideali saranno quelli che rimarranno. Quindi auguri al nuovo consiglio direttivo, auguri al nuovo capitano e auguri a tutta la contrada. Mi auguro che possiate fare sempre meglio anche quest'anno. Grazie. Specifico per chi chiaramente si dovesse avvicinare per la prima volta a una cerimonia simile, la presenza dell'amministrazione comunale non solo è desiderata da parte del comitato pario, ma è anche un dovere, nel senso che i direttivi delle contrade, in quanto eletti dai cittadini molesi, rappresentano i rappresentanti delle diverse zone di Mona, quindi sono i rappresentanti in piccolo dei cittadini molesi. Di conseguenza la rappresentanza istituzionale dell'amministrazione sancisce questa micro-istituzionalità che speriamo diventi sempre più importante e sentita da parte della popolazione. Consentitemi un ringraziamento ai due alfieri, da questa parte c'è Nicola Ressa, questa sera i panni dell'alfiere della Contrada del Fuoco e il nostro consueto alfiere del Palio, Mimmo Colella.
scusate, tra le varie cose. Allora, adesso procediamo subito con i giuramenti. Chiamo il secondo consigliere della coraggiosa Contrada del Fuoco, Alessandra Natulli. Nell'assumere l'incarico di consigliere della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuto verso la Contrada, nella quale sono stato eletto ad esercitare il mio servizio. Nel riferire il ruolo che mi è stato affidato, lo userò e considererò i valori della Contrada. Seguirò e sosterrò ogni azione volta all'interesse pubblico della Contrada. Curerò l'osservanza e regolamento del palio in comunione con il capitano e il consiglio tutto, secondo l'esclusiva volontà del popolo che mi ha eletto. E a me, dunque, che adempio tale giuramento, sia concesso di operare fino al termine del mio mandato con la protezione della Madonna del Rosario e secondo la volontà del popolo che mi onoro di rappresentare. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà democratica del tuo popolo, investo te, Natulli Alessandra, del ruolo di consigliere della Contrada del Fuoco. Secondo consigliere eletto nonché vice responsabile sportivo, Mastro Vito Raffaele, detto Nello. Io, Raffaele Mastro Vito, nell'assumere l'incarico di consigliere della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere in grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono venuto verso la Contrada, nella quale sono stato eletto ad esercitare il mio servizio. Nelle scrivere il ruolo che mi è stato affidato, permetterò e illustrerò i valori della Contrada. Seguirò e sosterrò ogni azione all'interesse pubblico della Contrada. Curerò l'osservanza del regolamento del palio in comune con il capitano e il consiglio, tutto secondo l'esclusiva volontà del popolo che mi ha eletto. E a me dunque che adempio un tale giuramento sia concesso di operare fino al termine del mio mandato con la protezione della Madonna del Rosario, scusate, e secondo la volontà del popolo che mi voglio rappresentare. Sono emozionato, si sente. Speriamo che nessuno tenga a morire per noi. Allora, qui. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà democratica del tuo popolo, investo te, Mastro Vito Raffaele, detto Lello, del ruolo di consigliere della Contrada del Fuoco. Terzo consigliere eletto, Valentina Acquaviva. Io, Acquaviva Valentina, nell'assumere l'incarico di consigliere della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuta verso la Contrada, nella quale sono stata eletta ad esercitare il mio servizio.
nell'esperire il ruolo che mi è stato affidato, trasmetterò e illustrerò i valori della contrada. Seguirò e sosterrò ogni azione volta all'interesse pubblico della contrada. Curerò l'osservanza del regolamento del paio in comunione con il capitano e il consiglio giusto, secondo l'esclusiva volontà del popolo che mi ha eletta. E a me, dunque, di aderire a tale giuramento, sia concesso di operare fino al termine del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario e secondo la volontà del popolo che mi onoro di rappresentare. Coraggiosa perché il valore di riferimento della contrada è il coraggio e la Madonna del Rosario è invocata in qualche modo dagli coraggiosi in quanto protettrice della contrada. Le altre contrade invocano sempre il proprio santo protettore. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà democratica del tuo popolo, investo te, acqua viva Valentina, del ruolo di consigliere della Contrada del Fuoco. Quinto consigliere eletto, in cavallo per Rosaria. Io, in gravando Maria Rosaria, nell'assumere l'incarico di consigliere della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri i quali sono tenuta verso la Contrada, nella quale sono stata eletta ad esercitare il mio servizio. Nell'esperire il ruolo che mi è stato affidato, trasmetterò ed illustrerò i valori della Contrada. Seguirò e sosterrò ogni azione volta all'interesse pubblico della contrada. Curerò l'osservanza del regolamento del palio in comunione con il capitano e il consiglio tutto, secondo l'esclusiva volontà del popolo che mi ha eletto. E a me dunque, che adempio un tale giuramento, sia concesso di operare fino al termine del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario e secondo la volontà del popolo che mi onoro di rappresentare. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà democratica del tuo popolo, investo te, in cavallo Maria Rosaria, del ruolo di consigliere della Contrada del Fuoco. Una piccola premessa prima di chiamare il sesto consigliere. Era stato eletto Nicola Marinelli, che ha preferito cedere il suo incarico poiché il supporto a sua figlia, che è Marinelli, che tra poco chiameremo e che rivestirà un ruolo importante nella contrada. Quindi questo ruolo va di diritto, in quanto Nicola Marinelli ha rinunciato, a Scognetti Liliana. Io, Scognetti Liliana, nell'assumere l'incarico di consigliere della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuta verso la contrada, nella quale sono stata eletta ad esercitare il mio servizio. Nell'esperire il ruolo che mi è stato affidato, trasmetterò e illustrerò i valori della contrada. Seguirò e sosterrò ogni azione volta all'interesse pubblico della contrada. Curerò l'osservanza del regolamento del palio in comunione con il capitano e il consiglio tutto, secondo l'esclusiva volontà del popolo che mi ha eletto. E a me, dunque, che adempio con tale giuramento, sia concesso di operare fino al termine del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario,
a secondo la volontà del popolo che ognuno deve rappresentare. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà democratica del suo popolo, investo te, scogliente Liliana, del ruolo di consigliere della Contrada del Fuoco. Adesso passiamo invece alla, ad una persona che posso dirlo, non l'ho mai detto a nessuno, però lo dico in questa circostanza. Sono contento che sia con noi, è una persona molto stimata perché è una persona che fa del bene, tanto bene in giro, e sono contento che sia a capo di questa contrada, lui è Nicola Pavina. Io, Acquaviva Nicola, nell'assumere l'incarico di capitano della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuto verso la Contrada, della quale sono stato eletto per esercitare il mio servizio. Nell'esperire il ruolo che mi è stato affidato, trasmetterò e illustrerò i valori della Contrada. Seguirò e sosterrò ogni azione volta nell'interesse pubblico della Contrada. Curerò l'osservanza del regolamento del Palio in comunione con il Comitato Palio di Calatossa, in sana competizione verso le altre contrade di Mura ed in collaborazione con tutti i membri del Consiglio dei Coraggiosi. E a me dunque, che adempio un tale giuramento, sia concesso di operare fino al termine del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario e secondo la volontà del popolo che mi onoro di rappresentare. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà democratica del tuo popolo, consegno a te, Nicola Acquaviva, la fascia di rappresentanza, simbolo dell'autorità a te concessa, e ti investo del ruolo di capitano della coraggiosa Contrada del Fuoco. Vieni qua con me, fianco a me. Il capitano ha, una volta che viene eletto, ha facoltà di scegliere le quattro cariche più importanti della Contrada. I consiglieri sono più importanti in realtà di queste quattro cariche, perché i consiglieri vengono eletti dal popolo, mentre le quattro cariche vengono nominate dal capitano, quindi sono i suoi tecnici che lo aiuteranno a portare avanti la Contrada verso una direzione. Quindi di volta in volta Nicola ci comunicherà il nome delle persone che ha scelto in particolari ruoli, ad iniziare dalla sua spalla quotidiana, che è il vice capitano della Contrada del Fuoco, che tu hai scelto essere Leonardo Barretto. Nell'assumere l'incarico di vice capitano della coraggiosa Contrada del Fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuta verso il capitano,
dal quale sono stata chiamata ad esercitare il mio servizio. Seguirò e sosterrò ogni azione intrapresa dal capitano, affinché io possa essere degna dell'incarico da lui ricevuto. Resterò fedelmente aiuto al capitano, affinché il ruolo che esercito per mandato della contrada sia compiuto in comunione con la contrada stessa. E a me dunque, cedendo a tale giuramento, ti ha concesso di operare fino al termine del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario e secondo la volontà del Consiglio, il quale mi onora di operare. Adesso sono molto specifici perché raccontano il ruolo di ogni responsabile di settore, mentre quello dei consiglieri è in realtà un giuramento che si fa verso il popolo che in qualche modo li ha, non in qualche modo, che li ha eletti, con un voto democratico. Io, capitano del Fabio, nell'assoluta osservanza della volontà del capitano della coraggiosa contrada del fuoco, investo te, Barretta Leonor, del ruolo di vice capitano della contrada. Le vittorie non sono meno importanti perché sono tante, ci sono vittorie sportive e vittorie sociali. Le vittorie sportive spettano al responsabile sportivo della contrada, che tu hai scelto essere Leonardo Cristino. Leonardo Cristino. Io, Cristino Leonardo, nell'assumere l'incarico di responsabile sportivo della coraggiosa contrada del fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri ai quali sono tenuto verso il capitano, dal quale sono stato chiamato ad esercitare i miei servizi. Seguirò e sosterrò ogni azione intrapresa dal capitano affinché io possa essere degno dell'incarico da lui ricevuto. Resterò fedelmente aiuto al capitano affinché il comparto sportivo possa essere mirato verso quelle vittorie che la contrada desidera, rispettando precipitamente le regole e i principi alla base della sana competizione. E a me dunque, che adempio un tale giuramento, sia concesso di operare fino al termine del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario e secondo la volontà del Consiglio con il quale mi onoro di operare. Io, capitano del Palio, nell'assoluta osservanza della volontà del capitano della coraggiosa contrada del fuoco, investo te, Cristino Leonardo, del ruolo di responsabile sportivo della contrada. Le vittorie sportive sono accompagnate dalle vittorie di altro tipo. Vedere una contrada dopata, piena di colori, è un'altra vittoria rispetto alle altre contrade. Non soltanto per gli occhi, ma anche per il cuore, perché un paese colorato fa bene a tutti, fa bene agli occhi, fa bene soprattutto ai nostri bambini che meritano di vivere in un paese più gioioso. Pertanto io chiedo al capitano di dirmi, anche se lo so già, chi ha scelto il ruolo di responsabile sportivo, artistico. Chiara Marinelli, chiamo anche tanti analista che sarà la vice responsabile artistica. Io, Chiara Marinelli, nell'assumere l'incarico di responsabile artistico della coraggiosa contrada del fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri quali sono stata tenuta verso il capitano, dal quale sono stata chiamata ad esercitare il mio servizio. Seguirò e sosterrò ogni azione intrapresa dal capitano affinché io possa essere degna dell'incarico da lui ricevuto. Presterò fedelmente aiuto al capitano
affinché sia rispettata e tutelata l'immagine della contrada. Opererò per l'ornamento del suo territorio, per il decoro del vestiario, per la compostezza e il contegno in occasione di manifestazioni pubbliche. E a me dunque, che adempio tale giuramento, sia concesso di operare in termini del mio mandato, con la protezione della Madonna del Rosario, secondo la volontà del Consiglio con il quale mi onoro di operare. Le parole di Chiara sono anche le parole della Lisa, perché la Lisa, in quanto vice responsabile del sport artistico, dagli Euro Sport, infatti, aiuterà Chiara in tutto quello che chiaramente ci sarà da fare, quindi il vice noi lo consideriamo sempre una spalla con chi ha ricevuto il ruolo, l'incarico effettivo. Io, capitano del palio e dell'assoluta osservanza della volontà del capitano della coraggiosa contrada del fuoco, investo te, Marinelli Chiara, del ruolo di responsabile artistico della contrada, e te, Tante Annalisa, del ruolo di vice responsabile artistico della contrada. Veniamo adesso alla parte importantissima, perché senza le casse, senza l'argent, non si può fare nessun tipo di passo, perché per comprare stoffe, per tutto quello che vedete allestito dalla contrada, è frutto di sacrifici fatti per fare cassa e poi investire questi soldini nell'acquistare stoffa, nell'acquistare tutto quello che necessita la contrada per poter presenziare ed essere presente agli eventi. Pertanto, chiedo al capitano di dirci il nome di chi ha scelto il ruolo di segretario tesoriere. Gianluca Nico. Gianluca Nico. Io, Alio Gianluca, nell'assumere l'incarico di tesoriere della coraggiosa contrada del fuoco, prometto di adempiere con grande diligenza e fedeltà ai doveri dei quali sono tenuto verso il capitano, per quale sono stato chiamato ad esercitare il mio servizio. Seguirò e sosterrò ogni azione intrapresa dal capitano, affinché io possa essere degno dell'incarico da lui ricevuto. Presterò fedelmente aiuto al capitano, affinché siano perseguiti i valori della trasparenza, legalità e parsimonia nella gestione delle risorse economiche della contrada. È a me, dunque, che adempio un tale giuramento sia concesso di operare fino al termine del mio mandato con la protezione della Madonna del Rosario, la volontà del Consiglio con il quale mi onoro di operare. Io, capitano del palio, nell'assoluta osservanza della volontà del capitano della coraggiosa contrada del fuoco, investo te, Agnello Gianluca, del ruolo di segretario tesoriere della contrada. Questa è la squadra, facciamo un grande applauso per la... c'ha in mente, diciamo, come che testa fai. Buonasera, innanzitutto grazie a tutti coloro che sono intervenuti stasera. I discorsi non sono il mio forte. Io rivivo per la seconda volta questa situazione in cui mi sono emozionato tantissimo. L'anno scorso ero qui a prestare giuramento come consigliere, primo anno ero solo un attivista molto attivo. Quindi l'anno scorso consigliere, quest'anno capitano,
a Dio piacendo, l'anno prossimo è diventato un capitano del padre. Ma scherzo, no, tu vuoi bene, dico come ne vuoi. Che dire, io devo ringraziare questa bella squadra. Perché no, insomma. No. Se siamo qui, innanzitutto grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, che continuano a credere nella contrada. Devo necessariamente ripetermi, perché in diverse occasioni io ho detto che molti pensavano la contrada del fuoco è morta in seguito a quelle divisioni che ci sono state. Io ho sempre risposto che la contrada non può morire, perché comunque la contrada sono il contradino, è la gente, quindi la gente è lì. E io sono convinto che la gente vuole che questo bel progetto vada avanti. E ripeto, lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato specialmente in questa situazione che stiamo vivendo tutto in periodo, un pochettino, insomma, ci sono un sacco di problemi. E ma nonostante tutto la gente vuole questo. Gli stessi candidati che proprio in seguito a una dimissione di massa che magari poteva dare a intendere chissà che cosa succede, come mai tanta gente in massa ha lasciato, non si è spaventata, si è avvicinata ed è qui, quindi loro hanno permesso che questa sera, insomma. Sì. Io voglio invitare tanta gente vicino a sé, i contradaiuoli devono avvicinarsi a questo progetto. Avvicinatevi e vedrete che è un qualcosa che serve, è veramente utile. Intanto provare, io non ho questo, non deve essere per tutti, cioè come è per me, io ho questo entusiasmo dall'inizio, è chiaro che non è il pensiero di tutti, però se uno non prova, se uno non si avvicina, non può giudicare. Se io non assaggio qualcosa non posso insistere a dire non è buono, lo devo assaggiare, poi devo decidere, ma è vero, è buono, quindi che cosa mi sono perso per tanto tempo? Oppure posso dire, insomma, non mi ho sbagliato, ho proprio schifo, insomma, non serve a niente. Quindi avvicinatevi e vedrete che piacerà. Il capitano ha parlato col cuore, effettivamente senza discorsi prestampati ha detto quello che effettivamente noi sentiamo dire da lui tutti i giorni. Siamo al quarto anno di palio, cioè quest'anno entriamo nel quarto anno, abbiamo fatto, non dico dal punto di vista soggettivo, ci sono dei dati che dicono che abbiamo fatto dei passi da gigante per una realtà nuova, perché non è che a Mola si parlava di palio o di contrade, giustamente chi ha ascoltato il carrettone è stato detto che le contrade che noi conosciamo sono Scanaceng, eccetera eccetera, cioè Cipolluzze, sono le contrade rurali, quelle di campagna. Noi abbiamo fatto ideato questo nuovo modo di intendere i nostri rioni, ci sono dei rioni storici nel nostro paese che abbiamo messo insieme e abbiamo unito secondo il comune denominatore della contrada. Tutti i simboli, i colori che vedete sono frutto di ricerche storiche, quindi non è un'invenzione così data a caso, altrimenti avremmo chiamato, visto che abbiamo la stella, la terra, potremmo dare tipo Luna, Marte, Giove e altre contrade, invece no. Ogni nome che abbiamo dato è frutto di una ricerca storica che rispetta profondamente la nostra tradizione, ma vuole dare a questo paese un'impronta nuova, quindi dalla tradizione un nuovo modo di vedere le cose, anche perché essere contradaiuoli non significa essere appartenenti a una contrada semplicemente, significa essere, vedere il paese in maniera diversa, stare con i propri concittadini in maniera diversa. Siamo fin troppo abituati a ragionare singolarmente, noi vogliamo che invece si cominci a ragionare in termini collettivi, in termini di gruppo. Prima di venire qui con la squadra che vedete qui presente, abbiamo visto a casa del vice capitano un documentario sul Palio di Siena. Questo documentario non dice che il Palio di Siena nasce nel 1600, no, racconta le vicende di una contrada dall'interno. Quindi abbiamo ascoltato il parere di una persona anziana di 80 anni, il parere di una ragazza, il parere di un ragazzo che non ha ancora visto vincere una contrada dal palio dal 1979.
diversi pareri che sono accomunati, nonostante l'enorme differenza di età, da una cosa soltanto: amore per la contrada. Quando l'obiettivo unico è la contrada, tutti sono d'accordo, si riescono a mettere d'accordo. Quando gli obiettivi smettono di essere tali e ci sono obiettivi personali, là ci si divide. Quindi il mio auspicio per tutti voi, vi prego, lo chiedo come favore non soltanto personale, ma proprio come favore istituzionale, ma anche nel rispetto di chi è venuto a votarvi domenica scorsa, cercate di durare quei 4 anni. Io sono al secondo mandato, sono già durato 3 anni, mi toccano altri 3 anni, lo devo fare perché ci sono delle responsabilità che quando vanno assunte si devono portare fino alla fine, altrimenti vogliono non assumersi. Quindi date segno di stabilità, di serietà, e lavorate per l'unico fine che è la contrada, e vi troverete benissimo. Avrete 9 persone che stasera sono qui a vedervi, che sono già contradaioli, che sono già con voi, ma si sentiranno non soltanto persone che vi dicono fai tu, ti voto, tu sei consigliere per me, no, diventeranno persone che vi aiuteranno nel fare in modo che la contrada del fuoco risulti migliore, perché no, rispetto ad altre contrade. La competizione sana stimola la vitalità, noi questo vogliamo, che il paese dal centro alle periferie sia vivo, già lo si vede. Io voglio sfidarvi a dire il contrario, prima di giorni prima del palio. Voi andando in giro per Nuoro a piedi vedrete in piazza Kennedy la terra allenarsi con i bambini, a San Domenico i bambini del fuoco, se andate dietro Supercarni troverete il drago allenarsi, al Giglio e i campetti di Legascoli troverete lì, c'è un paese in fermento vivo che lavora per non una manifestazione, perché il palio non è un evento, non è una manifestazione, è un sistema. È un sistema che sta cercando di cambiare un altro sistema, scontrandosi con le giuste resistenze, ma essendo anche abbracciato da tante persone che vogliono, hanno volontà di cambiamento, hanno voglia di un paese che debba essere vivo, vissuto dei cittadini per i cittadini. Quindi questo è quello che vogliamo, e questo è il mio più grande aiuto per tutti voi e per tutte le altre contrade presenti e per tutti i cittadini molesi. Grazie per essere venuti questa sera, e buona contrada, buona vita di contrada. Dimmi, quindi va così. Sì, ok, sì, giusto. No. Io devo ringraziare altri due importantissime persone che fanno parte del gruppo. Antonella Brunetti, che stasera non è qui per motivi di lavoro, lei ci teneva tantissimo, e Giulia Corella, che ha preferito lei in maniera proprio neutrale, perché per carichi di famiglia, di lavoro, ma lei darà un supporto notevole e sicuramente non ci sono tutti. Siamo, vi ricordiamo 2 appuntamenti importanti per la Contrada del Fuoco, ma anche per le altre contrade presenti. Il falò della Contrada del Fuoco sarà presente mercoledì di fronte alla chiesa del Santissimo Rosario, quindi condividete questa bellissima tradizione insieme, e vi aspettiamo per il 5 e 6 aprile al Palazzetto dello Sport per il 4º anno del torneo di calcio tra le contrade. È un'esperienza bellissima, ci sono tanti colori, spalti pieni di gente, anziani, bambini, donne, ci si diverte, si sta insieme e si trascorrono 2 giorni di sport e di divertimento all'insegna dell'allegria e della sana sportività, e soprattutto non si paga nulla, non si entra con un biglietto, venite, perché più si è, più i giocatori vengono caricati dalla presenza di tutti quanti voi sugli spalti. Se Michele Palazzo vuole fare un saluto finale. Un saluto cordiale a tutti, ricordando che le tradizioni del nostro paese potranno vivere e continuare a vivere attraverso le contrade. Puntiamo molto su questo, quindi un vero impegno anche di tipo culturale, non solo ludico. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie.
Grazie a Michele Palazzo in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Noi vi diamo appuntamento quindi per quanto riguarda voi tra 4 anni, quindi veramente tra 4 anni, nel 2018 si rinnova il consiglio direttivo della Contrada del Fuoco, appuntamento con i nostri prossimi appuntamenti sportivi ludici, grazie per essere venuti e buon pari a tutti, buona vita di Contrada. E forza fuoco!